Nell'ambito del 21esimo Festival Cinema Ambiente è avvenuta la presentazione dei risultati del progetto Safe Field and Water Management Lebanon nella sala Massimo 1 gremita di studenti. L'iniziativa è stata curata dalla città metropolitana di Torino, da Ato 3, dalla città di Torino, dal COCOPA e da UNDP. Il progetto è nato per realizzare interventi di miglioramento nell'uso e distribuzione dell'acqua nei territori libanesi maggiormente colpiti dalla crisi siriana, con un'attività di formazione specifica rivolta ai tecnici libanesi nell'ambito della gestione dell'acqua e costruzione di infrastrutture idriche. Il ruolo della città metropolitana è il ruolo di capofila in questo progetto molto importante, perché parliamo di acqua e parliamo anche di pace. Siamo in un territorio molto difficile perché è al confine con la Siria, in Libano, dove abbiamo visto triplicare nel giro di pochi anni il numero di abitanti. Quindi non c'è stata più la possibilità di avere per tutti i cittadini l'approvvigionamento all'acqua. Acqua che è un bene prezioso e soprattutto per quanto riguarda l'acqua dolce, l'acqua potabile. Il compito è stato uno solo, la solidarietà, intesa dalla legge Galli, estesa al mondo, non solo all'Italia. Intervenire a favore di queste popolazioni che per la loro sfortuna vivono dei momenti drammatici o dei momenti tristi, credo che sia stato un dovere dell'ATO, in applicazione appunto dei principi di solidarietà che sono fondamentali per il sistema, specialmente per quello idrico. Era presente anche una rappresentanza della comunità latina di San Francesco d'Assisi di Aleppo, che ha portato una toccante testimonianza sulla carenza d'acqua durante l'assedio della città. Durante la crisi per diversi anni abbiamo vissuto senza acqua ad Aleppo, e dovevamo proprio aprire i pozzi giorno e notte per la gente. Abbiamo distribuito tantissime cisterne, quasi più di 2500, e abbiamo perfino portato con i camioncini l'acqua in un servizio alla gente privata, alle famiglie con degli anziani o dei bambini. Oggi la situazione, ringraziamo il Signore, è un po' passata dall'emergenza perfetta oggi a una situazione un po' meglio, nel senso che l'acqua torna a scorrere nei rubinetti, però allo stesso tempo si rischia sempre a livello della potabilità. E questa è la situazione oggi ad Aleppo. Nell'ambito del progetto è stato realizzato da giovani studenti un documentario girato nelle zone del nord del Libano, dove si è svolto il progetto. Il video è stato presentato durante la mattinata.